Vediamo un attimo l'ultima telefonata. Pronto? Ciao. Senti, volevo sapere una cosa. Stavi parlando di sognare azzurro. Io questi giorni sogno appunto di mettere in ordine dei libri nella libreria, che sono azzurri, poi sogno altri oggetti azzurri. Che significato ha? Il significato reale è quello di mettere in ordine i libri. Sì, non l'azzurro. No, lascia perdere l'azzurro. No, perché anche ho sognato un oggetto azzurro che... No, sì, praticamente... Ma ti piaceva l'oggetto azzurro? Ma mi era indifferente. Va bene. No, c'è anche il senso di ripulsa. Capisci? Cioè, no, cioè, non è soltanto il colore in se stesso. C'è anche, trasmette anche il messaggio di... Se sogni, sei a posto comunque. Stai effettivamente mettendo a posto una... che dentro, scusa, mettevo in ordine questi libri. Sì? Però era praticamente una al di là della libreria, cioè io potevo attraverso le mensole, gli scaffali, vedere il paesaggio. Sì. Ecco, cosa significato fa? Il significato è che stai mettendoti a posto quello che hai dentro. Stai mettendo in ordine. Anche il paesaggio? Sì, anche il paesaggio. L'importante è che il sogno ti dia piacere, che non sia ossessivo. Perché se hai sogni ricorrenti, no? O sogni brutti, fra virgolette, sì. Significa che hai delle fobie da affrontare. Se invece hai affrontato le fobie, cioè se sei a posto, diciamo così, hai sconfitto i fantasmi, sì. Tu puoi tranquillamente continuare a sognare senza nessun problema. Ti sei trovata ormai in sogno? No. Provaci, vedrai che ci stai per uscire. Volevo chiederti un'altra cosa. Ho sognato mia zia, stavo parlando assieme, e aveva una catenina d'oro con un cerchietto rotondo, vuoto all'interno, una specie di... Sì, un cerchietto, diciamo. Sì? Ha un significato. Sì. Cosa? Ce lo metti tu dentro la roba. Com'è? Ce lo metti tu, lo riempi tu quel vuoto. Ah, io? Sì. Ah, va bene. Ti ringrazio. Ciao. Sì, beh, questi sono sogni abbastanza simbolici che si verificano abbastanza spesso. E l'importante è continuare, non dare importanza più di tanto a questo tipo di sogni e continuare ad approfondire. Cioè, quando si comincia a sognare, i sogni diventano sempre vividi, a colori, mandano molti messaggi. Però l'importante è continuare ad andare oltre, bisogna riuscire a trovare le mani essenzialmente. E dopodiché si può cominciare a svegliare... Si è svegliato il corpo luminoso, insomma. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ci vediamo alle ore 19. Continuo a parlare del Gesù di Nazareth dell'infamia umana. L'ultimo capitolo vi leggerò sul processo di Haas e di Winkler. Dalle 19 alle 20 sono ancora in radio. E vi ricordo che sabato c'è conferenza a Bologna. Se qualcuno ha voglia, se no. Ci sentiamo sempre per radio. Continueremo giovedì prossimo la trasmissione sulla sospensione del giudizio e vi ringrazio per l'ascolto. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, perché ho cambiato casa, ma il numero di telefono è sempre uguale, non è cambiato assolutamente niente. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e il numero di telefonino dell'istituto è 0338 3910 727. Ripeto, 0338 3910 727. Grazie per l'ascolto e a risentirci questa sera alle ore 19, fra le 19 e le 20. Grazie e saluti.